Allora, oggi andremo alle Morelline, a Rosignano, uno dei posti dove sono stati fatti i raduni storici, diciamo, del canale. Praticamente tutti i raduni a cui partecipavo erano tutti fatti lì. E niente, andremo lì per fare un giro e per, divertirsi un po'. In particolare domenica sono passato lì con Mike, ero senza motorino, ero in macchina con Mike. Però ci siamo fermati un'oretta e in penna di qui, in penna di là. Insomma, mi sono particolarmente divertito e mi è scesa una lacrimuccia ripensando ai vecchi tempi. Quindi oggi che non avevo video, o meglio, avrei potuto fare un altro registro ai vostri video, ma dopo 2 settimane di fila magari è meglio farne una di pausa e fare qualcos'altro. Inoltre non ho nemmeno troppo tempo per fare video magari un po' più complessi come il reagisco ai vostri video, perché devo assolutamente finire il 180 entro domenica per pubblicare appunto il terzo episodio, dove lo finiremo per poi appunto il quarto provarlo, perché devo assolutamente liberare l'officina e dare la priorità a questo motorino, perché deve fare delle cose molto 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 importanti e quindi gli deve essere lasciato tutto lo spazio, sia del canale, sia del mio tempo, sia dell'officina. L'energy, ok, avevo detto che era l'ultimo video, dall'ultimo video è stato fermo fino ad ora, è stato lì in officina a prendere la polvere e niente, ho detto vabbè, andiamo a fare d'un pennatine, si guarda un po', ora prelevo un attimo e poi si va. Ok, boh, ho provato domenica qualche energy originale, mi fa stranissimo tornare su questo. Boiade, cosa ci inventano qua? Boia, una vita non faccio sta strada. Prima mi ricordo che questa si faceva sempre, praticamente una volta alla settimana alle Morelline ci si andava. Che bellezza. Andiamo nel parcheggio, vai. Un po' di freno ce l'abbiamo, quindi si potrebbe provare a buttarsi un pochino più indietro. Allora, è originale, è uno zip, però si impenna parecchio bene. Viene su bene, ma dopo non sta su. Però se ci si studia, come tutti i motorini, ci sta su. Io, ora piano piano ce la facciamo, eh. Non è difficile questo, ma in cosa. Ora non mi fermo finché non la faccio tutta, eh. Oh. È veleno. A tenerlo un pochino più su ci si farebbe anche tutto il giro. No. No, prima stavolta se la facevo l'energy e pesa 30 kg più di questo. No. Cioè, fatta un pennallo. Guarda, oh, ti faccio cerchi, eh. Che una vita non li faccio.
Porco. Dai, appena un po'. Niente. Madonna, lo zippino è tipo il free. Lo porti su, poi appoggi un piede per terra e lo tieni lì, che è una meraviglia. E poi è un 50 originale che non, cioè non va una sega. Ma poi, cioè, tranquillo, cioè, ci puoi tranquillamente fare discorsi stando su una ruota con questi motorini. Mamma mia. Voglio uno zip. Prossima serie di resta. Oh, troppo forti. Ci so o non ci so? Tirateci un occhio. Siamo passati da uno zip a un runner, quindi preferivo lo zip. Sì, si impenna questa voglia. Io proviamo appena a questo. Sì, si impenna agile. Eccolo. Ma si impenna proprio con niente. Ora, perché sono abituato allo zip, insomma, passare da uno zip a runner è un attimino difficile. Passeggino. Voglio farci un po' di equilibrio anche con questo. C'è un manubrio torto, e con manubrio torto quando atterri ti fai del male. Oh, bimbi. Io continuo a dire la mia, che i motorini originali sono quelli meglio. Cioè, sono venuto qua col mio, a malapena lo tenevo su, sembrava non saper fare nulla. Monto su sti cinquantini, non so nemmeno i miei motorini, ci vado tranquillamente su una ruota. Mi ricordo una volta si faceva la gara a chi stava su una ruota più tempo e faceva più lentamente da qui fino in fondo. E mi ricordo che non ero male, era tutto un gioco di equilibrio ovviamente. Via, basta. Ma così è anche troppo facile. Basta e butti un po' il peso indietro e viene su. Ciao! Vabbè, iniziamo un pochino a tornare verso casa. Questo video, diciamo, è stata una piccola parentesi. Mi fa molto piacere vedere che anche, cioè, se dico le nuove generazioni, sembro quello vecchio che fa il vissuto e non lo sono. Anche i ragazzi che ora hanno l'età per, appunto, avere il motorino, si divertono come facevamo noi 4-5 anni fa. Ora non so se ci saranno altri video come questo. Io purtroppo ormai sono rimasto affezionato ai cinquantini e mi diverto troppo a fare ste cose.
non penso ci sia altro da aggiungere. Se vi può piacere questo tipo di video, che sono un po' come quelli vecchi tempi, dove magari andiamo un pomeriggio a fare 3 o 4 cazzatelle in un parcheggio, lasciate un like. Mi ricordo che il canale va avanti solamente ai vostri like, ai vostri commenti, alle vostre iscrizioni. Non ci sono cazzi, è solo quello che conta. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà domenica alle 11 con la fine del progetto 180 stunt. Buona a tutti! No, aspetta, come nella tradizione vi devo lasciare con un'impennata. Ok, ora lo posso dire. Buona a tutti!